Bene, buonasera. Scusate, no, grazie. Scusate se vi disturbo, ma siccome siamo in diretta streaming dovete per forza le cose fare i bravi, se no chi ci segue mi fa confusione. Però anche se siamo in diretta streaming a me non mi importa, io vorrei conoscervi un po'. Così adesso la prima cosa che famo è ci presentiamo. Se no parliamo della teologia pastorale e di pastorale non c'è niente. Io sono Don Giuliano Fiorentini, perché mi conosce, parlo con San Giuseppe. Sono prete da 38 anni, non da ieri. Normalmente non amo fare corsi di teologia, solo che stanno una forma di compromesso che non credo. Sono stato costretto ad accettare questo incarico perché insegnare è un'arte difficile, e in più perché il mio corso di studi io purtroppo l'ho interrotto nell'88 quando ero studente alla Pontificia Università Gregoriana e stavo laureandomi in teologia spirituale, ma se non che quell'anno una vicenda abbastanza brutta della mia vita, cioè la morte dei ragazzi al campeggio, mi ha ribaltato la vita e ho chiuso con tutto quello che c'era nel passato e ho intrapreso nuove iniziative. Ho fatto il parroco in campagna, il parroco a Castelrosino, Santa Maria del Colle, Torre, per i primi anni della mia attività pastorale. Ho fatto il vice rettore di seminario in questo seminario. Ho fatto il direttore della Caritas diocesana per 16 anni, dall'81 al 96, 97, 97 un po' a Mezzadria. Poi ho fatto il parroco a Castelbellino Paese, Stazione e Pantiere. Nel frattempo, quando ho chiuso con la Caritas, era l'anno 96, 97, perché la coda non è stata ben definita, già lavoravo da ormai 6-7 anni all'interno di un'associazione che ho fondato che si chiama OICOS, che voi tutti forse conoscete. Se non la conoscete, è un'associazione di volontariato che ha messo in piedi un'attività di accoglienza per giovani tossicodipendenti, poi anche per bambini, detto in maniera volgare stato d'abbandono. In realtà non sono bambini in stato d'abbandono, sono bambini che hanno una situazione familiare disagiata e che il Tribunale dei Minori in qualche modo affida delle strutture protette nel momento in cui si deve ancora decidere se il bambino può ritornare con la mamma, può ritornare con i nonni, con un parente o con la famiglia di origine o con una famiglia affidataria. Questa esperienza è stata abbastanza importante nella mia vita e chiaramente c'entra un po' anche con la teologia pastorale. Se andassimo nel versante protestante della teologia pratica ci renderemo conto che al nord, in Germania, in Austria, in Francia e anche nei paesi anglofoni, questa attività della Chiesa in genere è un'attività molto più strutturata, molto più organizzata e molto più legata alle cose da fare. Attualmente dal 2007 sono parroco a San Giuseppe, ho lasciato la Caritas, continuo a fare il presidente dell'associazione OICOS e quindi il tempo per insegnare non ne ho avuto molto, però quando mi è stato detto di insegnare dico vabbè, dirò quel poco che so, anche se ormai un po' arrugginito perché ho studiato più di 30 anni fa, quindi abbiate pazienza e un po' di benevolenza con me. Prego. Io sono Simonetta Martinangeli, abito a Staffolo, però sono insegnante di religione della vostra diocesi e insegno all'Istituto Comprensivo Padre Compagno Mondi. Della nostra questa qui? No, non è vostra, è nostra. Come pastorale appartengo ad Ancone. Lo so, però. Diocesi, metropolia, metropolitana. Prego, grazie. Martinangeli? Simonetta. Simonetta. Io mi chiamo Marcella Paradisi. Che bello. Abito a San Marcello, faccio parte della parrocchia San Marcello, sono casalinga, ex commerciante, e ecco,
E perché fai questo corso? Mentre lei posso capire come aggiornamento, te perché lo fai? Per passione, perché per mi ha appassionato, sì, mi sono appassionata parecchio, anche se in parrocchia attualmente non è che faccio molte cose, praticamente in passato ho fatto un po' di catechismo, attualmente non faccio nulla, però ecco, mi ha appassionato questo corso, mi ha preso parecchio, cioè proprio anche a livello culturale, oltre che spirituale. Beh, sono contento, i paradisi qualcosa dicono. Io la conosco, lei è la segretaria o un corsista? Un corsista? Corsista? Sono, sì, sono Anna Maria Persigilli della parrocchia e frequento questo corso per crescita personale, e collaboro un po' in parrocchia. Va. Bene, Pina. Io sono Pina Giuliani, sono operaia e niente, saltuariamente partecipo a qualche corso in seminario e così è curiosa, la curiosità mi ha mosso. Non ti basta sentirmi tutte le domeniche? No, non ti basta? Non è forse proprio per quello. Non ti basta? Bene, oppure ti mancavano gli incontri biblici che sì, facevamo quello sicuramente. E adesso faremo qualcosa. Allora ho cercato di regalarmi qualche altra cosa al posto degli incontri biblici. Bene, sei anche catechista? Sono anche catechista. Bene. Si sente fuori. Un po' si sente poco perché io parlo con fatica. Perciò bronchi occupati, sì. Tocca a te, carissimo Mauro. Seguo il corso nella speranza di ottenere un coronamento di questa fatica con un ministero. Quale? Qualsivoglia. No, non è qualsivoglia, Mauro, mi sa che sei onesto con me, perché io so che tu vuoi fare diacono. A Dio piacendo. Certo, sempre. Al vescovo discernendo. E anche alla comunità dei credenti. Certo. Cosa fai nella vita? Sono felicemente pensionato dal 1° settembre. Sono tutto per il Signore. Non lo direi, se senti tu moglie, quella puretta dice il sacramento, qui lo annulliamo completamente. Ah, appunto approfitto che stasera non c'è potuto venire. Ah ecco, bene. Prego. Mirko Corozzi, parrocchia di Bolzano, dove faccio l'educatore dell'oratorio. Bene. Sono impiegato. Impiegato, banca. Impiegato da Biralisi. Da Biralisi. E in cammino per il diacolato permanente. Oh, vedi? Quanto è più semplice, Mauro, quanto è più lineare la situazione. Bene. E giocavamo a calcio insieme a Castelpellino, ma lei non se lo ricorda. Come no, mi ricordo. Io ero, voi te eri più bravo, eri più giovane. Ero più vecchio. Prego. Io sono Giudizia Guerrero. Sono ginecologa, libero professionista e niente, faccio questo corso per nel cammino di diacolato permanente. Diacolato femminile, non è ancora ammesso, non si sa mai. Faremo intanto un sinodo, stiamo lavorando. Possiamo fare un sinodo. Intanto mi scusa, ma io sono un po' distratto, mi puoi ripetere il tuo nome? Giudizia. Giuditta? Savoia. Ok, no, Giudizio, tanti nomi, di già un nome, basta. Mi chiamano tutti Giudizio. Ok, prego. Io Nicola Pasquinelli, San Marcello, e in cammino anch'io per il diacolato permanente, e insomma, parrocchia catechista, insomma. Sì, a San Marcello. Sì, ministro della comunione. Anche tu fai il diacolato permanente. Che lavoro fai? Figura commerciale, rappresentante, insomma. Sei addetto al commercio. Bene. Sei sposato? No? Sei sposato? Sì, sì. Mia moglie di solito è qua stasera. Ma com'è? Stasera se arrivavo io le lasciare tutte di casa. Prego, grazie. Tonino Fava, lavoro in un'azienda elettromeccanica di Iesi. Imesa, e lei conosce bene perché ci viene a portare la benedizione. Io te lo conosco tutti gli anni a Pasqua. Anche volta ci veniva pure Don Marco, però adesso Don Marco. Adesso muori ce lo mandiamo, arriva a partecipare a San Giuseppe. E,
In parrocchia dal 2000 faccio il catechista, e da 3 anni anche il ministro straordinario della comunione, e da 3 anni frequento questo corso del cammino di diaconato permanente. Ah, ma allora sei in tanti, sei 4, 5. Il quinto che manca un... Dov'è? Manuel. Manca Marco. 5. Di dove è Manuel? Yes. È sposato? Sì, sì. Giuseppe. Sì, anch'io sposato. Non è più giovane. Toccherà a fare un... Io sono più giovane. Te sei più giovane. Toccherà a fare un sinodo per vedere se anche i nostri diaconi possono diventare preti un po'. No. Diaconi permanenti. Sì, vi riprobati. Vieni, prova, a te non te ce fanno, perché ho provato con tanto. Grazie Tonino, prego. Sono Stefania Lucidi, abito a Moglie e insegno a Moglie alla scuola primaria. Sono una delle poche rimaste insegnanti curriculari a insegnare anche il genitore, cattolica, quindi faccio questo corso. Per aggiornamento. Per l'aggiornamento. Bene. Sei sposata? Sì, sono sposata. Vuoi fare la diaconessa anche te? No. No. Bene. No, niente di male. No, per carità, che problema c'è? Mi piace l'insegnamento, insomma. Bene. Anche perché dovremmo farlo a lungo ancora, quindi... Bene, poi? Sono Chiara Marcelli, sono milesi, insegno religione, e sono ministro straordinario. A che livello insegni religione? E alla primaria. Elementari. Sì, sì, sì. Bene, allora vi do intanto il primo argomento di questa sera, il primo fascicoletto, adesso è venuto un po' così, vedete voi se ve basta. E l'ho intitolato Breve corso di teologia pastorale. Breve corso perché? Perché se andassimo a vedere quali e quanti potrebbero essere gli argomenti, adesso fa più forte, era spento. Per staccavo lì. Quali e quanti potrebbero essere gli argomenti della teologia pastorale, non finiremo più. Non finiremo più. Voi immaginate a una casa. Voi vedete la parte della casa quando è finita, o un edificio, o un'autostrada, o un ponte, o tutto quello che potete mettere in una costruzione, voi vi rendete conto che a questo tipo di situazione contribuisce una infinità di preparazioni, di idee, di tecnici, di competenze e di conoscenze. Per cui, solo se rimaniamo alla casa, c'è lo strutturalista, quello del cemento armato, quello del ferro, quello che fa le fondazioni, quello che fa gli impianti e riscaldamenti, quello che fa le tamponature, quello che fa i solai, quello che fa il tetto. Lo so che c'è un architetto che non posso insegnare questa materia, ma voi capite che quando voi andate a vedere una cosa la vedete così. Ma tutto quello che ha contribuito a questa faccenda non è così palese. Perché se uno guarda la casa da fuori, per poter misurare come è stato fatto l'impianto di riscaldamento deve avere un certo tipo di conoscenza. Eppure lì ci ha lavorato tanta gente. Per di più, la teologia pastorale non è solo così complessa, perché in qualche modo abbraccia tutta la vita della Chiesa, ma è complessa perché? Perché attinge a tutte le altre discipline teologiche. Non si può parlare di teologia pastorale senza parlare di liturgia, perché se l'azione pastorale è l'azione che facevano prima fondamentalmente i vescovi e i sacerdoti, ma che oggi abbiamo distribuito alla ministerialità di tutti i popoli, di tutti i cristiani, tutti i battezzati, cresimati, eucaristizzati, è evidente che è un'azione molto complessa. Quando parli di teologia pastorale implicitamente parli anche dell'evangelizzazione, della missione della Chiesa, parli anche delle competenze che dovrebbe avere una persona dal punto di vista psicologico, filosofico, delle competenze. Quindi quando parliamo di teologia pastorale è come se vedessimo un'idea complicata o un'idea complessa di qualche cosa che ci appare immediatamente che riguarda la vita della Chiesa, ma che in realtà è il contributo di mille altre studi, di mille altre discipline.
per non fare della confusione, cominciamo subito con l'introduzione alla pagina 2. È chiaro che l'immagine che ho messo davanti, il punto di partenza della teologia pastorale è Cristo che è pastore. È questo atteggiamento, questo modello che noi abbiamo nel momento in cui parliamo di teologia pastorale. Ma non è il pastore buono delle pecore, non è un modello che esiste soltanto nel Nuovo Testamento. Non è soltanto Gesù che si definisce io sono il buon pastore. O meglio, se Gesù si definisce il buon pastore è perché già nel Vecchio Testamento, nei profeti, nei salmi e in altri scritti, chi è il buon pastore? È Dio. Il buon pastore o il pastore buono, il pastore di Israele, è Dio stesso. E qual è allora l'atteggiamento che si vuol prendere in esame nel momento in cui parliamo di pastore? Il pastore è colui che cura il gregge, è colui che si prende carico e si prende la responsabilità di una cura del gregge. Sono contento che ci sono diverse persone che si preparano al diaconato, e quindi il modello alto di questa ispirazione della teologia pastorale è il Cristo buon pastore che dà la vita per le pecore. Leggiamo dal Vecchio Testamento, da Geremia. Geremia si trova in una condizione un po' particolare, voi lo conoscete, alcuni di voi lo conosceranno, il profeta Geremia. Si trova in una condizione particolare perché è un ragazzo molto giovane che viene chiamato, più o meno si tenta di collocarlo intorno ai 20 anni, che viene chiamato ad annunciare la parola di Dio, perché il profeta è colui che parla in nome di, al posto di e per conto di. In nome di Dio, al posto di Dio e per conto di Dio. Tanto che il profeta spesso ripete quello che Dio gli dice. Perlomeno nella struttura dei libri profetici ti trovi di fronte a questo tipo di situazione. Va al mio popolo e dici. E infatti leggiamo qui alla pagina 2 Geremia che dice: vai, grida tali cose verso Settentrione dicendo: ritorna Israele ribelle, dice il Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il Signore. Non conserverò l'ira per sempre. Su, riconosci la tua colpa, perché sei stata infedele al Signore tuo Dio. Hai profuso l'amore agli stranieri sotto ogni albero verde e non hai ascoltato la mia voce. Oracolo del Signore, ritornate, figli traviati, dice il Signore, perché io sono il vostro padrone. Io vi prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion. Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno coscienza e intelligenza. Quando poi vi sarete moltiplicati e sarete stati fecondi nel paese in quei giorni, dice il Signore, non si parla più dell'arca d'alleanza del Signore. Nessuno ci penserà né se ne ricorderà. Essa non sarà ripianata né rifatta. In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore. Tutti i popoli vi si raduneranno nel nome del Signore e non seguiranno più la caparbietà del loro cuore malvagio. C'è un'ira di fondo di Dio, un'ira per dire, ma è un po' arrabbiato questo Dio, perché noi sappiamo con Geremia che Geremia è costretto a fare una cosa che non gli va, anche se poi a un certo punto cede, dice: mi hai sedotto Signore, mi sono lasciato sedurre. E quindi alla fine io sono troppo giovane. E Dio gli dice: non ti preoccupare, che fin dal grembo materno io ho pensato per te questa missione. Va, non temere, io sarò con te. Ecco allora l'atteggiamento. Ci sono pastori che non funzionano. La prima comprensione del discorso pastore o pastorale è un aspetto che riguardava i profeti, riguardava Dio, riguardava i sacerdoti, riguardava gli scribi, riguardava gli osservanti, riguardava tutti coloro che avevano in qualche modo una responsabilità sul popolo. Questo è nel sistema antico. Di fatto questo è successo fino a quasi il Concilio Vaticano II. Una volta i pastori erano tanti e tali che quando si parlava di attività pastorale
si pensava solo al pastore. E proprio l'attività del Concilio Vaticano II, che se voi ci pensate per un attimo, è stato definito concilio pastorale, che vuol dire? Vuol dire che se a Efeso abbiamo detto, nel IV secolo d.C., abbiamo definitivamente detto che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, questo è un concilio dogmatico. Cosa vuol dire dogmatico? Che stabilisce le verità della fede. Perché? Perché il problema di quel tempo erano le eresie. Tutti credevano in Gesù Cristo, ma ognuno a modo suo, un po' come oggi. Va bene? Però si prendevano anche l'ardire di dividere la Chiesa. Oggi non so se voi sentite, quando si parla del ministero di Papa Francesco, e molti temono, dice siamo vicino a uno scisma, siamo vicino a uno scisma, siamo vicino a uno scisma. Che vuol dire? Vuol dire che il rischio è che c'è una parte della Chiesa che potrebbe camminare per conto suo, perché non si riconosce nel modo di operare di Papa Francesco. Io vi dico la mia teoria, poi dopo ognuno di voi la ragione la pensa, perché siete ormai grandi e avete la vostra testa. Non siamo vicini allo scisma, perché le posizioni di Papa Francesco non sono dogmatiche ma pastorali. Papa Francesco non nega la verginità di Maria, Papa Francesco non nega la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, e quindi è difficilissimo che possa avvenire uno scisma. La realtà invece è come si interpreta, ecco perché siamo nel cuore della teologia pastorale, come si interpreta la vita della comunità dei credenti. È il modo con cui si sviluppa giorno dopo giorno. Nessuno dice che Gesù Cristo, come diceva Ario, era l'immagine di un uomo, ma era Dio. E quindi non si poteva dire che fosse incarnato veramente. E quindi chiaramente era un'eresia. Ci siamo? Quindi il problema è proprio questo: la modalità, la quotidianità, il modo di interpretare il concetto di Chiesa non intacca le verità di fede, mette in discussione una Chiesa più umana, più vicina alla gente, mette in discussione una Chiesa meno legata soltanto ai preti, ai religiosi, ai vescovi. Anch'io sono Chiesa. Oggi, dicevo, ogni cristiano battezzato, cresimato, caristizzato ha la possibilità di rivendicare il suo diritto pieno di appartenenza alla Chiesa e di dire la sua. Anche lo stile sinodale, pensate all'ultimo sinodo, e questo è pastorale, l'ultimo sinodo dell'Amazzonia non ha sconvolto niente ancora. Non ha ancora negato il celibato sacerdotale, di fatto non lo è, non lo è mai stato, perché nelle chiese di Oriente, quelle cattoliche, i sacerdoti prendono moglie, si sposano, hanno figli, e quindi ordinare di riprovati non è un contro la storia né contro l'interpretazione del ministero sacerdotale. Diversa è la scelta religiosa, in cui uno mette nell'obbedienza, nella povertà e nella castità i fondamenti della sua scelta vocazionale. Il ministro ordinato, cioè colui che viene chiamato presbitero perché una volta era l'anziano, da presbite, che vuol dire vecchio, il presbitero era eletto dalla comunità a presiedere la comunità, quindi non entra nella questione teologica. Per cui il fatto che ci possono essere dei viri provati che vengono ordinati sacerdoti non sconvolge la tradizione ecclesiale, ma bisognerà pure che uno si ponga la domanda: se la missione della Chiesa è fondamentalmente far arrivare il Vangelo e i sacramenti a tutta l'umanità, qualcuno deve organizzarsi in modo tale che. Il sinodo è uno strumento, oggi si parla di Chiesa sinodale come attività nuova, ma è uno strumento molto antico. La sinodalità è il modo di essere Chiesa, di fatto è il modo con la quale si va a risvegliare, e questo è molto importante perché noi l'abbiamo un po' assopito, il sensus fidei, la festa di domenica scorsa.
l'Immacolata Concezione. Chi è che si è inventato il dogma dell'Immacolata Concezione? Qualche papa? Qualche vescovo? No. Il papa nel 1850 ha sancito che è un dogma che vale per tutti. Ma nel sensus vivi, cioè nella fede del popolo di Dio, già dall'anno 1000 si pregava e c'era il culto per l'Immacolata Concezione. Questo è il sensus filii, cioè la percezione alla base della Chiesa. La percezione che la comunità dei credenti radunata nel nome del Signore può avere l'intuizione, non soltanto i vescovi, i presbiti, i sacerdoti o chi per loro, i teologi, può intuire la forza dei valori di fede che crede. Andiamo a leggere, voi se non capite ditemi quello che non capite, io mi fermo. Ezechiele al capitolo 34 dice così: mi fu rivolta questa parola del Signore. Vedete, i profeti agiscono tutti allo stesso modo, Dio li chiama, parla e loro riferiscono al popolo. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Predici e riferisci ai pastori, dice il Signore: guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi vestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono in preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese e nessuno va in cerca di loro e se ne prende cura. Pensate solo sullo sfondo di quella benedetta parabola che lascia le 99 nel deserto e va a cercare quella che si è persa. Capite allora immediatamente, intuite immediatamente quando facciamo riferimento a questo termine di pastorale che cosa vuol dire? La pastorale è anche la cura di tutti coloro che compongono la Chiesa e anche di quelli che non la compongono, poi vedremo. Vanno errando tutte le mie pecore in tutto il paese. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Come è vero che io vivo, parola del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda, le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica, per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver avuto cura del mio gregge, udite quindi, pastori, la parola del Signore. Dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori, chiederò loro conto del mio gregge e non lascerò più pascolare il mio gregge. Così i pastori non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa e rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. La riposeranno in un buon ovile, avranno rigogliosi pascoli su monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio, andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. La pascerò con giustizia. A te, mio gregge, dice il Signore, ecco, io lo giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capre. Ci avete presente il giudizio finale? Ecco qui, tutto quello che voi poi ritroverete nel Nuovo Testamento sul discorso del pastore è qui.
Non vi basta pascolare il buon pastore, volete calpestare con i piedi il resto della vostra pastura. Non vi basta bere acqua chiara, volete intorbidare con i piedi quella che resta. Le mie pecore devono brucare ciò che i vostri piedi hanno calpestato e bere ciò che i vostri piedi hanno intorbidito. Perciò dice il Signore Dio al loro riguardo: ecco, io giudicherò fra pecora grassa e pecora magra, poiché voi avete spinto con il fianco e con le spalle, cozzato contro le corna dei più deboli fino a cacciarle e a disperderle. Io salverò le mie pecore, non saranno più oggetto di preda. Farò giustizia fra pecora e pecora. Susciterò per loro un pastore che le pascerà, Davide mio servo. Egli condurrà dal pascolo, sarà il loro pastore. Io, il Signore, sarò il loro Dio, e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro. Io, il Signore, ho parlato. Un attimo solo per non farla troppo lunga e per non farvi sfuggire questa attribuzione che Dio dà a una persona che è Davide, e voi sapete che Davide è il Messia, l'unto. Quando a Natale noi andremo a leggere che Gesù, la mamma Maria, ha avuto l'angelo a Nazareth, ma Gesù è andato a nascere a Betlemme, è perché è a Betlemme dove era Davide, e a Betlemme il virgulto del tronco inaridito di Jesse che prende vita, è il Messia che deve venire che nasce a Betlemme. Ci siamo? Allora voi capite che già c'è nella prospettiva di un pastore buono o di Dio buon pastore che affiderà a un Davide, a un Messia, la cura delle pecore. Stringerò con esse un'alleanza di pace e farò sparire al paese le bestie nocive, cosicché potranno dimorare tranquille anche nel deserto e riposare nelle selve. Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione. Manderò la pioggia a tempo opportuno e sarà pioggia di benedizione. Gli alberi del campo daranno i loro frutti e la terra i frutti prodotti. Essi abiteranno in piena sicurezza la loro terra, sapranno che io sono il Signore, quando avrò spezzato le spranghe del loro giogo e li avrò liberati dalle mani di coloro che li tiranneggiano. Non saranno più preda delle genti, né li divoreranno le fiere selvatiche, ma saranno al sicuro e nessuno li spaventerà. Farò germogliare per loro una florida vegetazione, non saranno più consumati dalla fame nel paese e non soffriranno più il disprezzo delle genti. Sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio e loro, la gente di Israele, sono il mio popolo. Parola del Signore Dio: voi mie pecore siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio, oracolo del Signore. Ecco qua dove ci andiamo a collocare nel momento in cui parliamo della teologia pastorale. E quindi nella teologia pastorale c'è l'atteggiamento fondamentale che va dal Vecchio al Nuovo Testamento, che è la capacità di una comunità redenta di prendersi cura dei propri membri. Se voi paragonate questo che abbiamo letto adesso e lo mettete di fronte a tutti quelli che sono stati, faccio l'esempio più eclatante perché voi lo capite immediatamente, a quelli che sono stati gli abusi sessuali dei preti nei confronti dei minori, vedete che questa parola non è poi così distante, non è così lontana. Non hanno provveduto a quello che dovevano provvedere, hanno sfruttato le persone che gli sono state affidate. Ma non mi piace molto questo, ma purtroppo è la realtà. Poi c'è altri brani che io qui vi ho messo, ma non vi voglio leggere per non tediarmi. Uno per tutti, il Salmo 28, che dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. A pascoli erbosi mi fa riposare. 23. Allora forse ho sbagliato, guarda, correggete 28 in 23, abbiate pazienza, se ci sono errori. Il Salmo 23, hai ragione, quindi correggetelo perché è sbagliato.
e via dicendo. Fatto come carne. Se mi sbaglio mi correggerete. Sì, ma non c'è problema. Cioè, lui che mi guardava strano, l'unico che conosco a memoria. Sì, sì, hai ragione. Ma perché io mi sono andato a leggere lì, allora ho scritto male. Sei d'accordo, sicuro. Sicuro. Il Nuovo Testamento, andiamo a leggere il famoso capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Li ho messi tutti e due questi brani un po' lunghetti, ma vi dà un po' l'idea di quello che è Io sono il buon pastore, dove c'è tutto il superamento anche di quello detto, di quello che abbiamo letto adesso dal profeta Ezechiele. C'è il superamento perché questo buon pastore investe personalmente. Io do la vita, il buon pastore offre la vita per le pecore. In qualche modo qualche teologo e qualche biblista dice che quando il pastore di Israele benedice e manda l'acqua e manda la vita, è un po' la stessa cosa, ma è un po' diverso. Perché? Perché mentre la benedizione è il dono della vita da parte di Dio, il dar la vita qui siamo di fronte a un gesto sacrificale, cioè dare tutto per la cura di questo gruppo di persone, che è il gregge, che è la comunità dei cristiani. Capitolo 10 del Vangelo di Giovanni si dice: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Una figura molto umana, è il pastore che è riconosciuto dalle pecore ed è il pastore che dialoga con le pecore. È una funzione fondamentalmente relazionale. E quando ha condotto fuori tutte le pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo conosceranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, I discepoli normalmente nel Vangelo non fanno una gran bella figura, spesso ritorna questo tiritera che non capiscono. E quasi Gesù, allora, preso da questa straordinaria benevolenza, ripete. E allora questa similitudine disse loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico. In verità è un po' come la sostituzione di oracolo del Signore del Vecchio Testamento. È una parola pronunciata solennemente nella verità. Corrisponde nella vita della fede dei credenti, nella nostra vita, corrisponde alla parresia, cioè la capacità di dire a testa alta le ragioni della propria fede. Quindi è un atteggiamento con il quale si vuole in qualche modo dire che quello che dico è importante. In verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Gesù è il pastore, Gesù è la porta. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo. Entrerà e uscirà. Scusate. E troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Se ci addentrassimo nella traduzione della lingua aramaica di questo termine, siamo molto vicini alla filosofia antica, alla metafisica, in cui l'ente, abbiate pazienza, un piccolo accenno, però ci aiuta a capire la grandezza di questa parola,
in cui l'ente è unum bonum verum pulcrum. Allora nel momento in cui andate a tradurre questa parola, potete tradurre: io sono l'unico pastore, il buon pastore, il vero pastore, il bel pastore. Non è una questione in cui l'identità è nella sua pienezza. Il vero, unico, bello, buono pastore è Gesù. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Quello che era successo in Ezechiele, in cui le pecore erano state depredate, mangiate, abusate, eccetera. Egli è un mercenario, non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me. Come il padre conosce me e io conosco il padre. Ecco l'elemento nuovo. Il pastore di tu, pastore di Israele, ascolta, è rivolto a Dio. Ma in questo momento la proprietà transitoria, l'operatività di Dio che rimane nei cieli è passata al Dio Figlio che è sulla terra e offro la vita per le pecore, e ho altre pecore che non sono di questo vile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ricevuto dal Padre mio, sorse di nuovo un dissenso tra i giudei. Allora vedete, non solo i discepoli, ma anche i giudei, quelli che avrebbero dovuto capire questo discorso, perché i giudei il libro del profeta Ezechiele dovrebbero conoscere, il Salmo 23 l'avrebbero dovuto sapere, eppure non capiscono. Un dissenso tra i giudei per queste parole. Va un po' piano perché sembra a caldo, magari quello che è. Sembra a caldo, ma se brucia è dopo. Non la fa parlare. Una perché no, per grazie. Sorse di nuovo dissenso tra gli giudei per queste parole. Molti dicevano: ha un demonio, è fuori di sé, perché lo state ad ascoltare? I discepoli, parte dei giudei, altri dicevano: queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Non sono i discepoli, sono gli altri che non sono discepoli, una parte è contraria, una parte capisce. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione, era d'inverno. Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: fino a quando terrai l'anima nostra sospeso? Se tu sei Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza. Ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco l'azione univoca che da Dio passa poi alla Chiesa. I giudei portavano di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio, per quale di esse mi volete lapidare? Vedete l'opera pastorale, opere buone,
Gesù fondamentalmente è uno che agisce, guarisce, sana, parla, predica, accoglie, abbraccia, tocca, sana, libera dal peccato, libera dal demonio. Gli risposero Gesù: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia che tu, che sei uomo, ti fai Dio. Ecco il grande problema. Dio nessuno l'ha mai visto e non può essere visto. Chi vede Dio muore. Come fai tu a essere Dio? E questo è un danno che normalmente si vive nella vita pastorale. Perché? Perché ci sono delle precomprensioni ideologiche. Uno direbbe: ma come? Un solo Dio, un solo pastore. Tutti credono alla stessa cosa. Come mai tutte queste posizioni anche nell'interpretazione del figlio di Dio buon pastore? Perché ci sono delle precomprensioni. E la precomprensione che i giudei hanno, la più grave, è che non possono capire l'incarnazione. Noi ti ripetiamo non per un'opera buona, ma perché tu che sei Dio, uomo, ti fai Dio. Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto che siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consegnato il mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate, conosciate, che il Padre è in me e io nel Padre. Cercavo allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. Molti andavano da lui e dicevano: Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Cosa aveva detto Giovanni di quest'uomo? Che sarà la messa tutti i giorni? Domenica. È domenica prossima? Domenica prossima. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Cosa ha detto Gesù di Giovanni? E questo che cosa ha detto Giovanni di Gesù? Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Vedete, Giovanni fa, l'Evangelista Giovanni fa dei collegamenti un po' strani, perché è come se spiegasse il Vangelo con un percorso a chiocciola. Ricorre sui temi approfondendoli. Qui gira, qui tocca questo argomento, poi c'è il giro attorno ancora più approfondito, poi ancora più approfondito, ancora più approfondito. Giovanni ci dice: l'unico in grado di dirsi pastore buono è Gesù. Tutti gli altri saranno una copia di Gesù. L'opera pastorale è fare oggi quello che ha fatto Gesù. Ci siamo? Domande? Difficoltà? Benissimo, allora andiamo alla pagina 5 e incominciamo a ragionare sulla teologia pastorale. Se la teologia studia Dio nella sua essenza, in particolare la dogmatica, chi di voi è più grande, forse nessuno, ha fatto il catechismo, quello con le domande e le risposte, quello che diceva: chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Quella era un'impostazione di un catechismo particolarissimo, in cui si preparavano i cristiani a un concetto di verità. E la teologia studia chi è Dio. La teologia pastorale studia Dio nella sua azione, quello che Dio fa, in particolare quello che ha fatto il figlio di Dio. Ho letto tutto il brano perché è chiaro, per capire il pastore buono bastava leggere la prima parte, ma i due ritorni che approfondiscono chi è il pastore buono e che il pastore buono che è Gesù Cristo, il pastore bello che è Gesù Cristo, il pastore vero che è Gesù Cristo, è tale perché è una cosa sola con il Padre. La teologia è Dio nella sua essenza,
La teologia pastorale è Dio nella sua azione. Poi vedremo che è la comunità nella sua azione. Ma intanto il buon pastore parla, ascolta, opera, sana, libera dalla morte e dal peccato. La Chiesa dal giorno di Pentecoste ha il mandato e la forza dello Spirito necessari per continuare questa opera. Chiaro, non è la discendenza, il filone di discendenza è chiaro. Il pastore di Israele, Gesù buon pastore, la comunità dei credenti. Che cosa fa Luca? Luca scrive di Gesù Cristo, ma scrive anche della vita della prima comunità cristiana, i cosiddetti Atti degli Apostoli. Ci siamo? Bene. Se voi leggete Giovanni, vi meraviglia. Perché? Perché Giovanni, lo Spirito Santo, agli apostoli radunati in preghiera, Gesù glielo dà il giorno della risurrezione. Ricevete lo Spirito Santo, io ho fatto, arrivederci, grazie. Adesso tocca a voi altri. Luca dopo 40 giorni. Dopo 40 giorni che cosa avviene? L'ascensione. Se voi prendete Vangelo, Atti degli Apostoli, il Vangelo, guardate il mio pollice, finisce con l'ascensione. Gli Atti degli Apostoli rinizia con l'ascensione. Perché due volte? È strano, l'aveva già scritto e poi ha detto: nel mio primo libro Teofilo ti ho raccontato questo, questo e questo, adesso ti racconto questo, questo e questo. Perché bisognava ripartire dall'ascensione? Per dare a questa comunità nascente la chiara consapevolezza che quello che ha fatto Gesù dal momento che è partito e salito al cielo, adesso tocca alla comunità a farlo, e ha subito chiaramente la Pentecoste dopo l'ascensione. Perché? Perché ha la forza di Dio, perché lo Spirito Santo è amore, quindi è la forza di Dio per poterlo fare. È come le due pagine che si congiungono nell'ascensione: fino a qui ha operato Gesù Cristo, da qui in poi opera la Chiesa. Voi immaginatevi, se non ci fosse stata l'ascensione, non ci sarebbe stata neanche la Pentecoste, e che cosa si sarebbe fatto? Gesù risorto era ancora in mezzo a noi, morto, risorto, continuava la sua opera. In realtà, quello che invece vi voglio dire è proprio questo, che Gesù continua a operare attraverso quello che il Concilio Vaticano II chiama il popolo santo di Dio, che è il corpo di Cristo, che è la Chiesa. Ecco, dove scivola, dove si imbinaria, dove si colloca tutto il discorso della teologia pastorale. Sì, il buon pastore, sì, il pastore di Israele, sì, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ma quando tutta questa operatività di Dio, per il fatto che Gesù Cristo è tornato al Padre, Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, a quel punto inizia la storia di una comunità di credenti che vive della forza di Dio. L'Evangelista Luca è chiarissimo. Chi è che fa nascere Gesù? Lo Spirito Santo. Chi è che porta Gesù nel deserto? Lo Spirito Santo. Che cosa compie Gesù a Nazareth nella sinagoga quando parla? Lo Spirito Santo. Lo Spirito va lì a Nazareth, prende il rotolo del profeta Isaia, legge e dice: lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha mandato a fare questo, questo e questo. Chi è che a un certo punto restituisce lo Spirito al Padre? È Gesù quando muore in croce, e questa forza che è la vita di Dio in Cristo, vero Dio, vero uomo, si estende, si espande alla comunità dei credenti che dal giorno di Pentecoste opera in nome e per conto di Dio. Ci siamo? Ecco l'opera pastorale. E allora ci cominciamo a domandare: che cos'è la pastorale? Come ho tentato di balbettare all'inizio, quando parlavo di una teologia pastorale che è un po' come la complessità di un corpo che noi apparentemente vediamo come una casa,
ma dietro raccoglie competenze infinite perché possa essere messa in piedi, è proprio questo. La teologia pastorale è quella teologia su cui si può dire tutto, non perché generica, ma perché avvolge tutta l'azione della comunità dei credenti, che perpetua il ministero di Gesù, buon pastore, nella storia. E se ci pensate, va dalla liturgia alla catechesi, dai malati alle famiglie, dai fidanzati ai poveri, ai giovani. Voi pensate, noi adesso abbiamo fatto il famoso sinodo sui giovani, no? Ma quando io studiavo, c'erano i giovani anche quella volta, dizionario di pastorale giovanile, non eravamo abbonati, d'accordo? Non è che noi inventiamo, ma se voi andate a leggere quello che c'è scritto qui e andate a leggere quello che il Papa ha firmato a Loreto in presenza di giovani, non so se vi ricordate, sono cose un po' diverse. Perché? Perché l'effetto della teologia pastorale si vive culturalmente nel tempo, nella regione, nella filosofia, negli usi e nei costumi. Il Natale è l'esempio più eclatante di teologia pastorale. Faccio un esempio. Non perché il Papa ha fatto quella lettera sul presepio, vi spiego il perché. La comunità dei credenti storicamente è stata perseguitata fino all'editto di Costantino. Ci siamo? Con l'editto di Costantino la religione cristiana, molti dicono, è diventata religione di Stato. Non è proprio religione di Stato, ma si poteva pregare Gesù Cristo dappertutto e si è verificata un'operazione che tecnicamente si chiama inculturazione della fede. Che cosa si è posta come problema la comunità cristiana? Sapeva la comunità cristiana il giorno esatto in cui è nato Gesù Cristo? No. Allora che cosa ha operato? Ha voluto mettere una festa, il 25 dicembre. Il 25 dicembre a Roma, e quindi anche l'imperatore Costantino, che si era un po' convertito, non poteva fare la festa per se stesso. Perché se Dio era Dio Padre, Gesù Cristo era il Figlio di Dio, non poteva più dire il Dio sono io. Prima i cristiani erano costretti a bruciare incenso all'imperatore, che festeggiava il 25 di dicembre la festa del Sol Invictus, il sole che per i giorni prima pareva cominciare ad affannarsi, ad accorciarsi, a non allungare più le giornate. Dice che è sempre più corto, il sole è finito, la notte vince, ma dice no, qui si riallunga. Ora abbiamo preso qualche, gli antichi avevano capito che avevano ripreso qualche millesimo secondo, la corsa si è interrotta, il sole non è stato vinto e l'imperatore non è stato vinto. La cometa verrà a visitarvi dall'alto come un sole che sorge, la profezia sulla nascita di Gesù. Allora il 25 dicembre non è più la festa dell'imperatore, ma è il Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Non si sarebbe potuto fare prima, perché culturalmente i cristiani vivevano nascosti, venivano uccisi, venivano vessati, dovevano rinnegare la propria fede, non potevano occupare posti importanti, non potevano essere dentro l'impero con incarichi importanti, venivano scansati dappertutto. Da quel momento la festa è cambiata, ma di questo ce ne abbiamo tanti, ce ne abbiamo tanti. La festa dei santi e dei morti è ugualmente una forma di inculturazione della fede. Che se ne dica, e che noi ci scandalizziamo con Halloween, che vuol dire tutti i santi in inglese antico, è un'inculturazione di una festa celtica in cui è il capodanno celtico,
in cui in quella notte si rompevano i confini tra i vivi e i morti. Perché per noi è un'eresia? Perché noi, sia che moriamo, sia che viviamo, siamo di Cristo e non abbiamo paura. Se a un certo punto il regno dei morti sconfina e rompe gli argini e viene, per quello che bisogna avere i mostri alle porte per spaventare i morti che andavano ad attaccare i vivi, non so se ci spieghiamo, è chiaramente, ma poi ripresa a livello commerciale ci ha fatto un po' confusione. In realtà nella nostra fede non c'è bisogno di avere paura dei morti. Ecco perché abbiamo messo la festa dei santi, di tutti i santi, perché tutti siamo santi. I cristiani, prima di chiamarsi cristiani, si chiamavano santi, perché scelti e separati. Quindi la teologia pastorale considera tutte queste cose. È l'azione della comunità che si caratterizza in quei modi lì che vi ho detto e vive nella storia, nel tempo, nelle convinzioni, nel pensiero, nella filosofia, nella cultura. Non ci deve scandalizzare se l'Amazzonia ha esigenze diverse dalle nostre. Proviamo ad ora ad inquadrare questa teologia pastorale, che se voi studiate qualche libro poi dopo vedrete che è definita anche teologia pratica, qualcuno addirittura teologia pastorale pratica. Non la chiamate mai così, perché teologia pastorale pratica, pastorale già è pratica, eh? Ma questo termine lo dobbiamo, dicevo prima, ai nostri concredenti del nord, per lo più protestanti, che fanno corrispondere alla teologia pastorale tutte le loro opere che fanno, perché loro non fanno un'ora di religione, fanno una scuola impostata sulla religione. Loro non fanno l'assistenza AUS ai malati in ospedale, fanno l'ospedale cristiano. Ci siamo? Bene. Proviamo quindi ad inquadrarla con delle linee di fondo. La prima definizione generica di teologia pastorale è riflessione teologica sull'agire della Chiesa e sul suo autorealizzarsi qui e ora nella storia. La teologia pastorale, non essendo dogmatica, pur avendo la fede in Cristo Gesù, vero Dio, vero uomo, nella Trinità, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, in tutto quello che la teologia può insegnare, d'accordo? Vive di una incarnazione nel tempo e nella storia. Io qui ho citato, purtroppo non ho fatto tempo a stamparvela per tutti, è un po' un tomo ed è un'opera di un grande vescovo, uno dei più grandi vescovi che abbia avuto mai la Chiesa cristiana cattolica, che è San Gregorio Magno, pontefice, un papa. Questo ti dico solo due note. Primo benedettino. Prima monaco. Prima era monaco, poi dopo diventato papa, ma lui è quello che per esempio ha inventato il gregoriano. Chi conosce la musica sacra, ecco perché si chiama gregoriano, perché da Gregorio Magno, perché è un papa importante. Un'altra nota vi posso dire che San Gregorio Magno, c'è ancora il tavolo a San Gregorio al cielo, viveva San Gregorio Magno, che è un vecchio tavolo di marmo dove il Papa mangiava tutti i giorni con 12 poveri della città di Roma, tutti i giorni. Quindi è vero che ci fa scandalo adesso, no? Il Papa che abita a Santa Marta, o a qualcuno ha fatto scandalo, che abita a Santa Marta, non mette le scarpe rosse come Benedetto XVI e va a pagare l'albergo per conto suo. Ma molto probabilmente nella culla tradizione dei Papi, che sono i primi pastori della Chiesa Santa di Dio,
che dovrebbero conoscere la teologia pastorale, è pur vero che questa attenzione alle pecore c'è sempre stata. Poi Francesco dirà: dovete puzzare delle pecore che ci avete. Eh sì, dirà: dovete puzzare delle pecore che ci avete. Ma è questa la cosa. Allora io, per chi volesse leggere questo, chiaramente è di 1500 anni fa, non è di ieri, è un linguaggio molto diverso dal nostro, ma anche questa, che si chiama Regola Pastorale di San Gregorio Magno, che scrive, sapete per chi la scrive? La scrive per il vescovo di Ravenna. Dice: impara a fare il vescovo, che te forse ti sei scordato come si fa il vescovo. Vi leggo soltanto il frontespizio, per chi non ci riesco a darglielo oggi, perché mi pareva un po' più corta, ma in realtà la mia fotocopiatrice ci ha messo un casino a stamparla, lo facevo tardi. Sentite come lui parla della pastorale e dice: la materia trattata in questo libro si divide in quattro parti per accostare l'animo del lettore con ordinate argomentazioni come i passi successivi di un cammino. È bellissimo. Gli dice: caro vescovo, vuoi sapere cosa, come si fa il vescovo? Allora questo è un percorso che io scrivo per te. Infatti occorre che chiunque sia chiamato al più alto grado del governo pastorale, quindi non è una parola che si sa metà di noi, le verità di fede sono la dogmatica, ma la gestione della comunità dei credenti si è sempre chiamata pastorale o servizio pastorale. Il più alto grado del governo pastorale, quando gli eventi storici lo richiedono. Vedete, anche San Gregorio Magno, Papa, scrive una regola pastorale e dice: quando gli eventi storici lo richiedono. Ecco perché dico qui e ora, perché il vissuto di questo tempo ha bisogno di trattare le pecore in un modo, fra 200 anni in un altro modo. Valuti seriamente, giunge legittimamente e consideri qual è la sua vita. È importante, eh? E se la sua vita è buona, e qual è il suo insegnamento, se il suo insegnamento è corretto. Egli deve essere quotidianamente consapevole, con ogni possibile considerazione, della propria debolezza, e così non avvenga che o la sua umiltà lo sottragga dall'eccedere alla dignità, o la sua condotta di vita contrasti con essa. Il pastore è coerente con quello che fa, con la vita di fede coerente con la quotidianità. Interessante, eh? Quindi innanzitutto sia il timore a moderare il desiderio, poi sia la condotta di vita a confermare un magistero che viene assunto da chi non lo cercava. Quindi è necessario che questo di bene si manifesta nel modo di vivere del pastore, si diffonda anche attraverso la sua parola. Resta infine che la considerazione della propria debolezza abbassi ai suoi occhi il valore di ogni opera buona che egli compie, affinché la gonfiezza dell'esaltazione non la cancelli dagli occhi del giudice occulto. Cioè, sì, innanzitutto coerente con quello che predichi. Bellissimo. Quando gli eventi storici lo richiedono. Vi ritorna il pastore, i pastori che hanno abusato del gregge? O i pastori che in tempi diversi sanno dare la vita per il gregge? Quindi, prego, se volete, ce ne ho delle copie, poi chi è desideroso di averlo, sono più di 100 pagine, però la notte quando non dormite ci sono dei bei spunti. Vale per i vescovi soprattutto, vale per i sacerdoti, ma vale per tutti. Voi specialmente vi state preparando a diventare diaconi, ve la metto qui. Non so se vuole diaconi. Ma no, io ve le porto per tutti la prossima volta. E che non ho fatto tempo a fotocopiare. Lo pigliamo dopo. Pigliamolo dopo.
Bene. Quindi la teologia pastorale è riflessione teologica sull'agire della Chiesa e sul suo autorealizzarsi nella storia. E vi ho dato questo esempio della regola pastorale. Ma per di più ci abbiamo un'altra cosa. Quale? Quella del Vaticano II, che voi sapete è stato definito, come accennavo prima, come concilio pastorale. Poi dopo, se le volete legare, grappettare, fate voi, mettete voi come vi pare, eh? E allora, se voi andate a leggere il Vaticano II, io l'ho preso un pezzo che ci spiega in maniera sintetica quello che sto cercando di spiegarvi. Prendete l'inizio della Gaudium et Spes, io qui vi ho ricopiato, non dovete andarla a leggere a casa. Dice così: il primo punto di questo concilio pastorale è l'intima unione della Chiesa, cioè della comunità dei credenti, con chi? Con l'intera famiglia umana. Vedete? Mentre i concili dogmatici dividevano, c'erano le eresie, c'erano gli scismi, questo concilio pastorale non ha bisogno di fare scismi. Perché? Perché ha a cuore non soltanto le persone credenti all'interno della comunità, ma tutti gli uomini che Papa Giovanni XXIII diceva di buona volontà, tutti gli uomini di buona volontà. E così dice la Gaudete Spes: le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini d'oggi, diciamo prima qui e ora, gli uomini d'oggi, non quelli che possiamo immaginare siano vissuti 500 anni fa o vivranno fra 1000 anni, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce dei discepoli di Cristo. E non vi è nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Non vi è nulla di genuinamente, come è scritto, e non vi è di genuinamente umano che non trovi posto nel loro cuore. Ecco l'afflato di questa umanità. Un concilio che apre, sì, c'è la riforma liturgica, c'è tutto quello che vi pare, la lingua in italiano, ma perché? Perché lo spirito è questo. Il tempo presente, i desideri, le angosce, le sofferenze, gli stati di situazione drammatica di ogni uomo che è contemporaneo a noi e nel cuore dei membri della comunità dei credenti. Ecco la pastorale. La loro comunità infatti è composta da uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre e hanno un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Ricordatevi Luca, uomini con il dono dello Spirito che hanno un messaggio da portare a tutti. Infatti da quel giorno di Pentecoste in poi il Vangelo è arrivato fino ai confini della terra. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Vedete quante volte il concetto di pastorale fa i conti e vive con il tempo e con la storia. Non c'è una cosa che la teologia pastorale possa fare al di sopra e al di fuori. Certo, ha il punto di riferimento alle verità di fede, ma le confronta con il tempo e la storia che vive. Quindi a che si rivolge questo concilio? Per questo il Concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della Chiesa, non esita ora a rivolgere la sua parola non più ai soli figli della Chiesa e a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a tutti gli uomini. A tutti vuole esporre come esso intende la presenza e l'azione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Se la teologia dogmatica studia l'identità di Dio,
La teologia pastorale studia l'azione di Dio, del Figlio e della comunità dei credenti, che è la Chiesa. Il mondo che esso ha presente è perciò quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana. A chi si rivolge il Concilio? All'intera famiglia umana, nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive. Il mondo che è teatro della storia e del genere umano e reca i segni degli sforzi dell'uomo, delle sue sconfitte, delle sue vittorie. Il mondo che i cristiani credono creato e conservano in esistenza, è conservato in esistenza dall'amore del Creatore. Esso è caduto, certo, sotto la schiavitù del peccato, ma il Cristo con la croce e la resurrezione ha spezzato il potere del maligno e l'ha liberato e destinato secondo il proposito divino a trasformarsi e a giungere al suo compimento. La Chiesa, il messaggio, il suo compito è per tutta l'umanità ed è a servizio dell'uomo. Ai nostri giorni l'umanità, presa d'ammirazione per le proprie scoperte e la propria potenza, agita però spesso ansiose questioni. Siamo negli anni 60, qualcuno di voi ancora non era nato. Per la Chiesa è stata una grossa rivoluzione, però chiaramente lo dico perché qualcosa bisogna adattare anche oggi, però era a quel tempo una musica per chi aveva a cuore l'uomo nella sua globalità. Agita spesso ansiose questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell'uomo nell'universo, nel senso dei propri sforzi individuali e collettivi, e infine sul destino ultimo delle cose e degli uomini. Per questo il Concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio riunito nel Cristo, non potrebbe dare una dimostrazione più eloquente di solidarietà, di rispetto e d'amore verso l'intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questo un dialogo sui vari problemi sovraccennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo e mettendo a disposizione degli uomini l'energia di salvezza che la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve dal suo fondatore. Vado avanti sul paragrafo. E l'uomo dunque, l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione. Se questo è, non basta più la storia, ma occorre che la teologia pastorale si nutra di tutte le scienze umane. E quali sono le scienze umane? La filosofia, la medicina, la psicologia, la sociologia. È complessa, perché comunque vive qui e ora il tempo, la storia. Ma è evidente che se l'uomo nella sua globalità, tutto quello che riguarda l'uomo è preso, va conosciuto, va approfondito. Perciò il Santo Concilio, proclamando la grandezza somma della vocazione dell'uomo e la presenza in lui di un germe divino, offre all'umanità la cooperazione sincera della Chiesa, al fine di instaurare quella fraternità universale che corrisponde a tale vocazione. Nessuna ambizione terrena spinga la Chiesa, essa mira a questo solo: continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo. Ecco l'anima della pastorale. Non è l'ambizione, ma il desiderio di continuare l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e a non condannare, a servire e non ad essere servito. Queste sono parole come macigni. È vero che il Concilio Vaticano II è un concilio pastorale, ma dietro questo concilio pastorale c'è un'impostazione, un'idea di uomo, un'idea di creato, un'idea di umanità. Quando Papa Francesco scrive la Laudato Si, è un'enciclica pastorale,
non dice verità di fede su Gesù Cristo, ma dice qual è la passione della Chiesa per gli uomini che vivono questo tempo in rispetto al creato, che è un dono di Dio che c'era prima di noi e che ci sarà dopo di noi, speriamo. Ecco qua allora che la teologia pastorale potrebbe essere molto più complessa di tante altre mille discipline, e anche molto più difficile, perché prendendo in esame le situazioni storiche concrete è più complessa di quello che è ormai verità di fede assodata. Ma se c'è una teologia pastorale è perché teologicamente si riconosce l'azione salvifica di Cristo. Se c'è una teologia pastorale è perché si sa che nella comunità cristiana agisce la stessa forza che ha agito in Gesù Cristo per lo Spirito Santo. E se c'è una teologia pastorale è perché la vita di fede, parlando in questo caso di Trinità, che è la relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, dovrebbe vivere ed essere il motore della comunità dei credenti, interpretata in tempi e storie in momenti diversi, ma il punto di partenza è quello. Volevo arrivare giù da piedi, ma alle 7:30 lo riprendiamo da qui la settimana prossima. Pensavo di far tempo, ma non l'ho fatto. Volevo dirvi, scusate, adesso vi porterò anche la bibliografia per chi volesse studiare, ma io alcuni testi già me li do, perché non li trovate. Questo qui, questo è San Gregorio, la regola pastorale, forse sì, se qualcuno c'ha una biblioteca patristica forse la ce l'ha, ma non so quanti ce l'avete la biblioteca patristica. Sì. Sì. Sì, se voi preferite leggere su internet, e che no, io sono vecchio, che poi te lo scarico in stampa. Ah, ecco, sì, si può fare anche così. Una cosa, se volete, intanto, come testo base, diciamo così, ma potete anche non comprarlo, se volete ve lo metto a disposizione io. Villata, Teologia Pastorale, edizione Leonale Bologna 2016. Ce ne sono tanti altri di testi per studiare la teologia pastorale, però questo è abbastanza vicino a noi. Villata ha scritto tanti testi sulla teologia pastorale. Altri testi che ci serviranno, ma molto probabilmente ce li avete già, io me li accenno solo per il momento adesso. Per quanto riguarda gli orientamenti programmatici della Chiesa italiana, negli ultimi 30-40 anni, a partire dagli anni 70, la Chiesa ogni 10 anni ha fatto un piano pastorale, non so se voi lo sapete. Cominciava nel 70 con evangelizzazione e sacramenti, lo ricordate? È andata avanti poi negli anni 80 con comunione e comunità, poi è andata avanti ancora nel 90 con evangelizzazione e testimonianza della carità, vi ricordate? Poi ha messo il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, questo siamo all'anno 2000, e nel 2010 è educare alla vita buona del Vangelo. Bravo. Questi sono tutti i documenti che la Chiesa italiana ha scritto. Io qua e là ne farò riferimento, se ce li avete, se no cercate di trovarli. Altri due cosette che si possono avere, perché sicuramente ce le avete visto che frequentate la teologia. Uno è Nuovo Millennio in Eunte di Giovanni Paolo II all'inizio del terzo millennio, e Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Questo dovreste avercelo, io ve lo accenno adesso come punto di partenza, poi dopo vediamo. Se fate fatica a trovarlo ve lo procuro io. Per quanto riguarda avere un po' di cose tra le mani, i dizionari di pastorale giovanile, pastorale della sanità, pastorale della famiglia, che ce ne sono un'infinità di questi, questo qui dizionario pastorale della comunità cristiana, se volete farvi regalare a qualcuno, fatelo regalare a Natale. I dizionari di pastorale possono essere sempre utili, perché hanno delle voci abbastanza sintetiche e al contempo abbastanza chiare su diversi argomenti. Io me l'ho portato per farvi vedere, ma per esempio
quando il dizionario pastorale delle comunità cristiane, alla lettera F la prima parola è famiglia. È chiaro che la pastorale è fatta in questo modo. A chi tocca adesso? Un altro professore? Buongiorno. Grazie, siete stati bravi, non avete fatto manco una domanda. Vuol dire che sono stato chiaro, o almeno mi illudo.